Ciao a tutti ragazzi, sono io, Mister L, ed è la terza volta che cerco di fare questo video, perché le altre due sono andate a puttane. Quindi, siamo su Undertale, che è il massimo che il mio computer riesce a reggere, e siamo in una mod non presente nel gioco, quindi una mod a parte, dove ci sarà questo Red, questa Red, penso sia una femmina, e noi dovremo decidere se o ucciderla nella Genocide oppure farcela amica. Quindi, andiamo su Check ragazzi, o meno After Check. I dialoghi potrebbero essere un po' diversi dall'originale, perché io ho già giocato e quindi sapete com'è, a tema Undertale ci sono tutte le conseguenze. Vedete cosa? Sta registrando? Sì, cavolo, stava registrando, ok, è a posto, tutto a posto. Va bene, ok, quindi Red sta considerando le sue opzioni, io dico andiamo su scherzare, joke. Provi a fare il tuo gioco, il tuo scherzo preferito, ma nel recitamento hai fatto casino con le parole. E sei un po' imbarazzato, ma ci riderai dopo. Scusami. Wow. Quindi qua è ancora una boiatella, una boiata, ragazzi. Ok, senti odore di non so cosa sia. Cioè, qui dico, proviamo a flirtare. Ok, ci flirtiamo, lei non gliene frega niente. Ha imparato a schivarle abbastanza bene questa qui. Cavolo, mi ha preso. Ok, mi ha preso una volta, va bene. Come avevo già detto, nelle tre registrazioni, due registrazioni precedenti, Red sta disegnando dei cerchietti sulla terra con la spada. Azioni, parla e dici di tutti i viaggi che hai fatto e di tutti gli amici che ti sei fatto. E dici che non vuoi combattere e che vorresti essere amici e lui tipo, cavolo, stai veramente andando veloce, non vero? Non è vero? Beh, io non lo so tu cosa abbia per la testa, ma io non sono interessata ad essere tua amica. Oh, amico, non lo so, penso sia una femmina. Quindi tieni questa cazzo di spazzatura per te stesso, occhio qua. Ok, bene, schivata, ok. Oh, ma che. Quindi parliamole. Provi a dire qualcosa, ma il rude bambino continua ad andare avanti. Quindi le acting non serviranno più a niente, quindi dovremmo andare su Mercy. Pensi che non abbia già sentito di te? Porca troia, mia nuova. Cos'è una bomba? Ah, sì, è vero. Ah ok, cavolo, avevo già visto nella mappa fanmail, non me lo ricordavo. Cavolo, che figata. Ok, ah, Red tipo si sposta il fiocchetto in cazzosa. Quindi andiamo su Mercy, in Spagna. Un nuovo mondo è stato aperto per noi. Non sono mai stata così ciccata. Bla 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 bla. Cosa stai dicendo? Non me lo ricordavo. Ia, cavolo, quanto va veloce, quanto va veloce. Cavolo, oh, super mitrelle. Torniamo su Mercy. Ma che in... Ah! I dialoghi che fa sono casuali quindi, perché sono cambiati ancora da prima, mi sembra. Vabbè, praticamente ci dice che non vuole essere nostra amica in ogni caso. E ho perso un sacco di vita. Ogni che idea del combattere perché sapete come funziona. Prendere l'anima umana e cose varie. Andiamo su item e usiamo un hot dog per andare più sicuro che di non essere uccisi. Tu sei un umano, tu sei l'ultima chiave della nostra libertà. Aiaiaiaia. Porchi schiava, basta star fermo. Basta che sto fermo e te la prendi in culo. Sto fermo. Senti odore di ste robe qui che non so cosa sono. Ok, quindi merci ancora. Tu puoi essere dolce quanto vuoi, ma non cambierà niente. Porkinski, porkonski, porkinski, porkonski, porkonski, porkinski, cazzoski, merdonski. Catroia. È difficile ragazzi. Non è che nessuno ti intralci la strada, lo sai? Cosa cazzo stavi dicendo? Porca troia, che figata! Wow, piano piano piano! Porchisca ancora! Grazie a Dio è finita! Ok, quindi andiamo su Mercy cercando di non farci colpire. Sei ossessionato con essere amici. Deve farsi amica tutte le. Parti amiche di tutte le persone che incontri. È così che butterai via la tua vita, lo sai? Ah, sì. Ok, ma si sta nel centro. Pam! Ok, quindi questa qui è veramente una boiata da schivare come attacco, ma stare al centro. Ok, quindi le cose stanno andando a puttane, io dico. No, qualcosa che ci rigeneri poco. Dog salad. Dog salad. Oh. Ok, abbiamo recuperato solo 2 punti vita. Tu sei solo. Tu ti fai uccidere, Raschinski. Ok, che culo. Madonnina cara, che culo. È difficile qui, è difficile ragazzi. Qualcuno ha bisogno di calmarsi. Risparmi ancora. E tutti i mostri che ti sei fatto amico?
romperei loro fuori quando ti farai uccidere. Ok, bene. Siamo salvi. Ok, ho capito come funziona. Bravo Mr. Elio. Ok, non si dimentica lo scherzo che abbiamo fatto prima, che è andata a puttane. Ancora, risparmia. Cosa c'è che non manca? Dio mio, sei ricordioso. Ah, ok, ho capito. Porca troia, quanto è difficile. Mr. L è caput, ragazzi. Mr. L è caput. Questo Beyblade qua verrà fuori con dei tagli enormi, ragazzi. Ok, sei di nuovo qua. Ok. Act, sì. Andiamo subito su Talk, che dovrebbe andare bene. Ok, sì, se andiamo su Parla, subito succede di nuovo. E ci dice le stesse cose di prima. Ok, e si riparte, ragazzi. C'è mia madre di là, quindi vorrei evitare di gridare. Ok. Zacchete. No, mi sono preso danni con il cazzo. Pensavo fosse già tagliato. Porca troia. Ok, enormi tagli ci saranno in questo video. Ok, sì, sì, sì. Salta, qui è solo gameplay ora, ragazzi. Qui deve essere solo gameplay. Non voglio subire più danni ora. Non sto a memoria le mosse. Bene, sì. Qui ripete le stesse cose di prima. Oh, non ho subito danni. Vai così. Risparmia. Sì, 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 lei continua a parlare. Fa un sacco di danni questo attacco qua, attenzione. Ok, basta fare così. Ok, basta fare così, grazie a Dio. E mi sono quasi morto. Quindi usiamo un hot dog che ti refulla la vita al massimo. Tu sei umano, tu sei l'ultima chiave che serve per la nostra salvezza. Vai ora! Che culo, che culo! Che culo, ragazzi, che culo! E ci porta anche via delle bombe. Pensavo di più, non può essere dolce quanto vuoi, ciò non cambierà un bel niente. Ok, che culo mi sono... Ok. Qui me la sono giocata bene, non ho avuto fortuna, ma sono riuscito a salvarmi, Dio. Le trema alla mano. Ok, siamo già quasi al punto di prima. Ok. No, lì non meritavo di subire danni. Ok. Merci. Ok, se è così o se sei da parte amici che butterei puttane la tua vita. Ok, bene. Qui proprio facile. Qui facile. Qui non ha funzionato, ok. Ok, quindi item. Onello di Cicum. Onion Rings, non so cosa sia. HP massimizzati. Tu sei stai andando a suicidarti. Qui dovremmo essere abbastanza in mezzo. Ok. Siamo salvi. Posso anche grattarmi la gamba che ho pulito vicino al ginocchio. Ok. Ma che disastro. Merci. Tutti i mostri che ti sei fatto amico. Romperai il loro cuore. Che cavolo. Ma io non capisco come fare. Cavolo, è difficilissimo. Cranberry. Ok. 8 HP. Cosa? Cosa c'è che non va in te? Ok. Porca troia. Cavolo, è difficile, ragazzi, è difficile. No, dai, senza subire danni, ci provo. Perché non risponde il fuoco? Via, scappa, io schivo e basta. Io non rispondo, io schivo e basta. Via. Ok, mi sono salvato. Le cose stanno andando a poco. In item. The dog salad. Ok. Perché prima il dog salad è una roba casuale che prima non mi aveva dato niente. Vabbè, non lo so. Perché non combatti? Yeah. Ok, qui ci siamo salvati. Fanno un sacco di danni questi attacchi qua, comunque. E qua ci sono salvati. Perché non combatti? Porco! No, il film non era una bestemmia, era tutto sotto controllo. Oh, super Mr. L. Vai così, mi fai una pista, baldacco. Uccidere Mr. L una volta, ma non di più. Occhio. Porca troia. Cavolo. Aiuto! Ha vinto, sì, mi ricordo, ha vinto, vai così. Glorioso Mr. L. Io odio tutto questo.
Io odio tutto questo così tanto. Prima di risparmiare ci parliamo, che è una roba importante. Parla. Tu chiedi a Red cosa c'è che non va. Spazio. Tu mi ricordi l'unità canina, lo sai? Ah, quello lì di Snowdin, che sono tutti cani. Se sei passato attraverso Snowy, devi averli conosciuti. Beh, ah, sì. Ho sentito parlare di loro, di te da loro. Mi ha spaventato. Non per la mia sicurezza, intendo. Mi piace sapere che io non sono un lottatore schifoso, ma perché tutte le cose che hanno detto su di te erano così positive, ti consideravano un loro amico. Le cose... ma è così che funziona. Mai un umano ha passato Asgore, ma io l'ho passato off camera, cioè, senza registrare, ma ho finito Undertale da solo. Dopo aver dichiarato guerra alla razza umana, sei, sì, quello so. Bella musica. Sei umani sono caduti e sono stati ridotti in sette anime. E io ho sentito che con te non sarebbe stato differente. Se tu... if you were kind... Se tu fossi stato buono con me, se, in ogni caso il re ti avrebbe ucciso in ogni caso. E io non sapevo che fare. Io non volevo perdere nessun altro. Quindi, se noi eravamo buoni con lei, lei sarebbe diventata nostra amica. E sapeva che Ray ci avrebbe ucciso, quindi ci sarebbe rimasta male. Ecco perché non voleva essere nostra amica. Quindi ho fatto del mio meglio per poterti mandare a fanculo. E mi sono rifiutato di piacerti. E poi, finalmente, ho appreso che... quando mi hai chiesto per quanto riguarda le mie giornate... cercando di farmi ridere, Dio, ho odiato ogni minuto di tutto ciò. Guardate che faccia incazzosa. Ma io penso che ciò non ti abbia fermato, eh. Io intendo, sei chiaramente una macchina dell'amicizia. Quindi grazie per essere stato paziente con me e scusa per aver provato a aprirti a metà. Immagino se ci sei riuscito un paio di volte, dire il vero. Queste cose succedono. Ok. No. Ah sì, ok. Io vado su, parla ancora. Tu chiedi a Red quanto riguarda le sue giornate. Va tutto bene, in ogni caso io sono del tutto affamato. Ah, da quel che so, io sparare spade in giro e fare cerchi magici sul pavimento che tagliano metà del mondo richiede un sacco di energia. Red si sente molto bene. Io qui avevo visto che qualcuno riusciva anche a condividere una Cinnabon. Cinnabon, sì, dai, Cinnabon. Lo sapevo io! Hai diviso il tuo Cinnabon. Vabbè, la tua ciambella con Red. I tuoi HP sono stati massimizzati. E gli HP di Red sono stati resi al massimo. Cosa? Questa qui è una ciambella. Già vedo che sono ciambella. È la mia favorita! Dio! Red si sente molto meglio. Gioc, fai un po' di scherzi divertenti. Blablabla. Non so che significa. Red si sente molto bene. Flirta. Ok, quindi no, dai, è vulnerabile. Flirt. Continuiamo a parlarne, ragazzi. Tu chiedi Red per quanto riguarda Dandelions. Non so quale sia Dandelions che abbiamo visto prima. Questi qui erano un po'. Non so cosa stanno dicendo, ma loro sono sempre in aria. Penso che fossero tipo i fiori. Molto spesso vengo qui per cercare di calmare me stessa. Ma poi comincio a chiedermi un sacco di roba e quindi comincio a camminare confusa. Ok, lo sto facendo per voi è noioso. Ci porterò anche la Genosai dove l'ammazzo questa qui. Io dovrei fare la Genosai di Undertale perché il Chris sta facendo la pace, visto, ma io non penso che ne sarò in grado di farla. Facciamo un altro scherzo. Ok. Proviamo a dividere qualcos'altro. Granburg. Abbiamo diviso il Granburg con Red. Oh, buono, grazie un sacco. E mangia. Ok. Proviamo a dividere anche questo qui. Ah, le patatine. Abbiamo diviso le patatine. Abbiamo condiviso le patatine, casomai.
Oh, grazie mille. Led si sente molto meglio. Ah sì, è vero, aspettate un attimo. Guardatevi che roba. Item, stick. Io non ho mai capito che servisse lo stick su Undertale. Lanciamo lo stick e Red lo prende con la sua bocca. È veramente fiera di se stessa. Hai visto che roba? L'ho preso al volo, non so cosa serve lo stick, quindi non posso essere utile. In ogni caso, qui abbiamo finito, ragazzi. Prova a tornare su Flirt, lei non sa cosa farsene. Prova a chiedere qualcos'altro per quanto riguarda le sue giornate. Richiediamo qualcosa qua per quanto riguarda la sua routine mattutina. Ok, quindi tu conosci Muv Kissy Kut Kissy Kut. Ah, ok, praticamente è la serie preferita di Alpius. Ogni mattina io. Ok. Ah, ok, praticamente dice che l'aggiunta delle scene di combattimento è stata bellissima. E che il nuovo carattere e il nuovo personaggio è un po' troppo incazzato per i miei gusti. Ma Muv è definito. Ok, non riesco a tradurre. Hai sentito che è terribile? Beh, io non penso che. Io non so che razza di nerd te l'abbia detto, Alpius te l'ha detto. In ogni caso, ti tolgo la nostalgia e. Ok, praticamente dice che è un sequel di qualità. Perché tu sai di le tue occhi. Non ha capito niente. Ok, praticamente comunque sia, è finito qua. Non puoi pensare niente, a nient'altro che parlare, quindi se la guardi un po' per un po'. Guarda, si sente molto meglio, andiamo su Spear. Mi stai già lasciando? Beh, io penso che tu abbia dei posti in cui andare, re da incontrare. Asgore è il nostro re per una ragione, ma solo perché è forte non significa. Non significa che. Che sia stronzo, cioè non significa. Min, penso che non significa che lui sia cattivo. Se tu gli chiedi gentilmente e abbastanza gentilmente, puoi essere anche suo amico. Prendi la calcio in culo. Champ, campione, penso fosse. Non hai attualmente ucciso nessuno? No, non hai ucciso nessuno, perché se lo fai io mi incazzerò un sacco, quindi non farlo, ok? Ed è così che ho finito, che è finita Red, ragazzi, quindi peccato che avessi mia madre di là, perché non potevo sgasarmi troppo e gridare. In ogni caso, qui potete vedere tutti i ringraziamenti. Vado su invio così salta, ok? Ok, in poche parole è finito qui, ragazzi. Ora dovrebbe rimetterci da capo. Solo che la prossima volta la attaccherò. Ah no, ci parla, non me lo ricordavo, ragazzi. Tante robe per voi. Ah, Undyne. Ehi là! Cavolo, finalmente ci stiamo. Siamo riusciti a chiamarci. È da tipo 1000 ore che non ci sentiamo. Ok, sono tutti quanti un po' preoccupati per te. Papyrus è fottutamente preoccupato per te, specialmente lui. Allora lui non smette più di farle quelle che lui non smette più di fare quelli che lui chiama regretti spaghetti, ma non so che significa. Penso che sia tipo regretti spaghetti, tipo non lo so cosa sia, dovrò vedere. È veramente sono veramente veramente salati, ha tipo come dire gli spaghetti della tristezza, tipo che quando ti manca qualcosa, regrets, l'avevo anche tradotta qui in una canzone che avevo fatto per Undertale, regrets. Vabbè, non mi ricordo che significa in ogni caso gli spaghetti della tristezza, per questo sono molto salati. Dove diavolo sei andato? Ma cosa? Come hai fatto uscire da qui? Tu non puoi più andartene di qui da. Beh, farei molto meglio a tornare indietro, perché c'è veramente un ultra super potente, super grosso mostro qui. Via, tu dovresti tornare qui dietro praticamente. No, è da molto che lo ripeto, ma quando si fanno i video, ragazzi, è molto difficile tradurre in inglese. Perché c'hai l'ansia dello essere, dell'avere i video, quindi cerchi di essere veloce. Quindi l'hai incontrata, ecco quello che mi interessa. È una brava ragazza. She è femminile, sapevo che era una femmina. Cioè, ci pensa che sono maschio. Lei era una. I Kriz, per esempio. Lei è una brava ragazza, lo sai.
Io potresti anche pensare che lei è un po' troppo soffice, buona per essere all'interno della Guardia Reale, no? Perché ho provato ad aprirmi in due, ma per una ragione o un'altra, la Guardia Reale è l'unica famiglia che ha. Ma l'ho segnata qui proprio in fondo, perché lei praticamente, noi la troviamo prima di Asgore, penso, proprio perché non volevo che lei combattesse contro di te. Ma sembra che le cose non hanno funzionato comunque, giusto? È divertente se tu pensi riguardo a questo. Lei ha paura di perdere il suo. Ok, lei aveva paura di perdere il suo. Lei aveva paura di perdere un amico umano. Ok, aveva paura tipo di perdere l'amico umano e per lei era. Non ho capito un cazzo, ragazzi, sono in ansia, ho fatto due gameplay con i critici, sono stufo. Paura come. Voi siete i miei migliori amici e io posso dirlo al 100%. Quindi non andare a morire, oppure ti darò io qualcosa per morire. Ok, è finito, ok. Ok, non so se dopo farò la Genos. Ancora! Basta! Resisti, quindi. Mi sono completamente dimenticato di dirti come poter tornare indietro. Attraverso il core, se sapete cos'è il core, la struttura grande, attraverso il core da qui. Ma non sarà semplice, sarà difficile e sarà crudele. Io spero che tu ti sia allenato in questi giorni, perché sarà il test del potere di controllare la tua anima è forte. Ma con la mia guida potresti anche sopravvivere. Quindi, sei pronto? Sei pronto? Bene, ecco cosa devi fare. Quindi immagina, io non ho nessuna idea. Non so niente, io nerd, ok. Ok, va bene, penso l'abbia fatto per scherzare. Reset, no, io dico true reset, ragazzi. Il gameplay finisce qua. Vi porterò la Genosar più avanti dove la uccido, poveretta lei, ma deve andare fatta, tanto fare una Genosar dove ammazzi soltanto una persona red, non è una Genosar difficile come uccidere tutto Undertale. In ogni caso, il gameplay finisce qua, spero vi sia piaciuto e ci si vede al prossimo gameplay. Ciao a tutti.